Io non ci posso credere, signori. Non ci posso credere, signori. Io non ci posso credere, signori. Video notturno, matto. Video pazzo notturno, come potrebbe non esserlo? Guardate di che colore sono. Guardate. Io mi immagino la faccia di quelli che si sveglieranno domattina con un video del genere. La prima volta che ho letto questa notizia su Gazzetta ho detto impossibile, avevo messo lo screenshot che ho mandato ai miei amici. Sono passate qualche ore, alcune ore, e ho iniziato a macinare l'idea. È ovvio che è difficile esporsi sul canale per scaramanzia intanto e per non perderci la faccia, perché cosa vai a dire? La Juventus va a acquistare Vlahovic a gennaio, io ci credo? Mi prendi per matto. Poi passavano le ore e qualcosina nella testa iniziava a muoversi. Adesso vi farò vedere un'altra conversazione, questa è una conversazione sempre nel gruppo con i miei amici, in cui vado a ritirare fuori anche gli screen di quando trattavamo Ronaldo, quella conversazione sotto a questa conversazione e dell'acquisto di Ronaldo, in cui svelavo al mio amico che sì, ci credevo. Ma bene o male lo avevate capito un po' tutti, no? Chi, almeno, chi è davvero fedele a questo canale lo aveva capito. Da quell'1%, ci credo, non ci credo, io non dico che non ci credo zero. Erano tutti quei segnali di ottimismo buttati lì su cui non potevo sbilanciarmi. Poi, attenzione, mettiamo le cose in chiaro. Vlahovic dovrebbe essere un giocatore della Juventus. Vlahovic probabilmente sarà un giocatore della Juventus. Ci siamo! Ci siamo! Juventus e Fiorentina dovrebbero già aver trovato l'accordo. Vlahovic vuole solo la Juve, disposto a spaccare, a rompere con la Fiorentina. Abbiamo ascoltato Pradè questa sera, ha detto disposti a cederlo anche alla Juve, disposti a cederlo anche a gennaio. Ho detto non faccio il video, non faccio il video subito perché sta per succedere qualcosa. E voi, io mi vedo la faccia di chi si sveglia domani mattina alle 7 e si mette su questo video che sto registrando a 1 di notte con Vlahovic che dovrebbe essere un giocatore della Juventus. Ora cercheremo di capire la dinamica, cercheremo di capire quanto andremo a dare cash, quanto andremo a dare contropartite, se daremo contropartite. Parallelamente il Barcellona sta spingendo per avere Alvaro Morata, che era uno di quegli indizi che avevo buttato nel video in cui vi dico non succede, ma se succede e dovrò probabilmente cambiare colore di capelli, e quindi probabilmente uscirà Alvarito Morata. Un ringraziamento speciale ad Alvaro Morata, ma poi lo faremo eventualmente quando ci sarà ufficialità. Io sto impazzendo, io, ma che cosa vi posso dire nel momento in cui la Juventus il 25 di gennaio mi va a trattare Vlahovic? Ma che cosa vi posso dire? C'è da fare una statua gigantesca a questa dirigenza, perché un colpo del genere, ragazzi, è un colpo di alto livello, eh. Questo è sostituire davvero Cristiano Ronaldo in un momento di crisi finanziaria, in un momento di difficoltà anche sul campo. Un colpo di una potenza, ragazzi, stiamo comprando il miglior giocatore della Serie A 2021-2022 a gennaio. A gennaio, nel ruolo che più di tutti dovevamo coprire. Perché io una vita che vi dico ci serve un centravanti, ci serve un bomber. Poi parleremo del discorso di come si cambierà la Juventus, come dovrà giocare la Juventus, cosa cambierà con Vlahovic, senza Vlahovic. Però ragazzi, stiamo facendo un acquisto che sbatte i pugni sul tavolo, da una sberla in faccia a tutte le altre tifoserie. Poi non è ancora ufficiale, ma se e quando sarà ufficiale, ragazzi, ci sarà da urlare, Ci sarà da urlare. Per i tanti che ci dicevano, ma figurati se vuol venire alla Juve, ma cosa viene a fare la Juve, non ci avete soldi. La Juventus non muore letteralmente mai. La Juventus non muore letteralmente mai. E sotto traccia continuava a lavorare, mezzo anche alle critiche e ai dubbi giusti, penso, anche dei tifosi.
cosa stiamo facendo che non abbiamo ancora fatto acquisti e mancano 6 giorni, a 6 giorni alla fine del mercato invernale piazziamo un colpo Vlahovic. Io non so se vi rendete conto della grandezza della nottata e dell'operazione che stiamo portando a termine. Tra l'altro Fiorentina e Juventus dovrebbero davvero già aver trovato l'accordo, la base, le cifre, l'opzione. Poi magari domani mattina quando vedrete questo video scriverete anche voi tutto quello che... Ma vogliamo mettere 10.000 like a questo... 9.000 like, che sarà il numero di maglie Vlahovic, il 9 se Alvaro Morata andrà al Barcellona, 9.000 like a questo video. Vi faccio vedere uno striscione dei tifosi della Fiorentina che hanno esposto in queste ore, in questi minuti, davanti probabilmente al centro sportivo a Firenze. Capisco, devo dire la verità, capisco perché Baggio, Bernardeschi, Chiesa, ora Vlahovic, tutti i loro gioielli, i giocatori ai quali erano perfezionati, alla fine sono andati tutti alla Juve, che bene o male è anche il motivo per cui gli stiamo sulle balle, eh? È come potrebbe essere diversamente. Però noi in questo momento stiamo cercando di mettere una pezza su una stagione che poteva essere disastrosa e che con l'arrivo di Vlahovic potrebbe cambiare. Noi potremmo aver terminato di vedere la Juventus come la conoscevamo fino adesso, perché con Vlahovic cambia tutto. Solitamente non mi sbilancio, lo sapete, non vi sto parlando di scudetto, non vi sto parlando di Champions League, non è questo, attenzione, intendiamoci, non è questo il messaggio. Ma con Vlahovic cambia tutto. Con Vlahovic cambia tutto perché, per forza di cose, con uno come Vlahovic, i pochi gol che hai fatto, le poche palle gol che magari creavi in un'azione, in una partita, possono essere concretizzate, ti dai un'opportunità sul gioco aereo, ma soprattutto non stai facendo un investimento per questi 6 mesi qui. Non stai dicendo vabbè vediamo da qui a giugno, no, tu stai dicendo da qui ai prossimi non so quanti anni, perché acquisti un centravanti classe 2000, sei coperto. Io sono il più bel regalo che potesse farmi la Juventus, inaspettato, perché è davvero la prima volta che ho letto Fabiana della Valle, ti faccio una statua Fabiana, quanto bene che ti voglio e quanto bene, grazie Juventus. Poi quando ci sarà l'ufficialità faremo il video anche stile come quando avevamo preso Ronaldo. Io ora sono veramente, io continuo a cercare di vedere se succede qualcosa. Che notte ragazzi, che notte. E quelli che hanno visto il video stanotte saranno qui, ma cosa dormite a fare? Ma svegliatevi e festeggiate l'arrivo di Dusan Vlahovic in bianco nero.